Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Senza ombra di dubbio, oggi è venerdì 16 marzo 2012. In questo momento sono le 9:30. Questo video apparirà, suppongo, verso mezzogiorno. Va bene? Va bene, lo vedete il titolo della nuova trasmissione? Se il dragone crepasse, e questo video, diciamo così, che lo devo all'amico Andrea. 86 Rea 19, perché ieri c'è stato un lungo epistolario tra me e l'amico Andrea, che mi segue da tanto tempo, perché Andrea mi ha mandato degli articoli scritti da analisti internazionali che dicono che la Cina ormai presto morirà, il dragone morirà presto. E l'amico Andrea si è sentito tanto consolato da queste analisi internazionali di persone importanti, e mi ha detto: leggi Serafino, vedi che non è vero quello che tu ipotizzi relativamente al crollo dell'Occidente, e anche nelle tue ipotesi sulla futura terza guerra mondiale. Ma non è vero, Serafino Massoni, non è vero. Io quanto mi sono divertito con Andrea, perché devo dire la verità, che in un primo momento io ho detto ad Andrea: caro Andrea, guarda che io purtroppo non c'ho tempo di leggere gli articoli che mi hai mandato, tanto di articoli del genere ne ho già letti tanti, va bene? E pensavo che la faccenda si chiudesse lì, ma poi stanotte I have a dream, e mi sono detto tra me e me: ma che significa sta faccenda? Che l'amico Andrea, ma anche altri, sono tanti che la pensano come Andrea, anche gli analisti internazionali, mi mandano questi articoli per dirmi: Serafino, le tue ipotesi sono sbagliate. Vedi, qua si descrive la Cina è come in uno stato quasi di agonia, uno stato preagonico, per cui presto la Cina collasserà. Come dire che i nostri problemi sono tutti risolti. Vabbè, io vorrei dire al mio amico Andrea, prima che mi dimentichi, vi devo dire che Andrea ha fatto di me delle belle creazioni, ha fatto tante, e l'ultima sua creazione è un Serafino Massoni che tiene sulle ginocchia una bella aliena, una di quelle femen aliene che stanno attualmente sulle tre gigantesche astronavi che stanno per arrivare verso di noi, impatteranno, comunque ci raggiungeranno sotto Natale prossimo, sotto una bella aliene, belle, sono delle femen aliene, e che vengono da noi perché sul loro pianeta presumibilmente non c'è più sperma. Non si possono più riprodurre, lo vengono a cercare qua da noi, perché hanno saputo che qua su questo pianeta c'è un certo Serafino Massoni che non fa altro che parlare di sperma, capito? Mi ha dipinto proprio, ve lo farò vedere un giorno, come con una bella aliena. Ma che aliena? Beh, e allora vediamo un po' questa situazione, che mi ricorda tanto questa situazione, il detto orientale, che dice così: tu mettiti seduto sulla riva del fiume e vedrai che prima o poi vedrai passare sulle acque il cadavere del tuo nemico. Sì, però c'è un fatto, che questo magnifico detto non prevede il caso di uno che si mette seduto sulla riva del fiume e che sia lui a morire prima che passi il cadavere del suo nemico, capito? Trascinato dalle acque. Beh, allora, diamo come vera la simpatica ipotesi di questi analisti internazionali, che il dragone cinese crepi, nel giro di qualche anno. Embe, dicono a Roma, embe, scusate il termine, e sti cazzi, a Roma dicono così, Io questa frase l'ho imparata a Roma da mio figlio, che 2 o 3 anni fa ero in macchina con lui e si vede che mi mise a dire delle sciocchezze, cioè lui la percepisce come tali, e mentre guidava lui si è girato verso di me e mi ha detto: a papà,
E sti cazzi, mi è rimasta tanto impressa questa bella locuzione dialettale romana, che bella che ti tappano subito la bocca. E vabbè, poniamo pure che sia vera la speranza rappresentata da questi super economisti internazionali, per cui la Cina, il dragone crolli, crepi. E vabbè, e dopo noi dobbiamo continuare ad aspettare che crepi pure l'altro dragone indiano, perché l'India non ce l'ho mica messa io nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono quelli che prestano i soldini ai paesi PIC, e l'Occidente è tutto pieno dei paesi PIC. Che facciamo? Dopo aspettiamo che crolli, che crepi l'altro dragone industriale indiano. India fa parte dei paesi BRIC. Poi magari dopo che è crollata pure l'India, dobbiamo aspettare che crollino magari insieme e la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e magari pure l'Indonesia, sino a Singapore. Dopo che sono crollati pure quelli, dobbiamo aspettare che crolli la Russia, perché anche la Russia sta nei paesi BRIC. Non ce l'ho mica messa io la Russia nei paesi BRIC, eh? La Russia c'ha tanto metano che ti dà una mano. E noi lo compriamo dalla Russia, e la Russia è tanto ricca di denaro solido, di dollari, e ce li presta, fa parte dei paesi BRIC, sì, la Russia di Vladimir Putin, d'accordo? Poi quando è crollata la Russia, che facciamo? Ci aspettiamo che crolli pure il Brasile? Anche il Brasile fa parte dei paesi BRIC, non ce l'ho mica messo io il Brasile nei paesi BRIC. E poi? Dopo che è crollato il Brasile, a che facciamo? Aspettiamo che crolli pure il Messico e il Sudafrica, perché adesso nell'acronimo BRIC lo vogliono allungare e metterci dentro pure il Messico e il Sudafrica. Ma andiamo, cari ragazzi, ma ormai il mondo si sta industrializzando, il mondo. I cosiddetti paesi emergenti, ormai, che sono tanto emersi, indipendentemente dai diritti civili che ci sono al loro interno, qua si parla delle loro economie, si parla dei loro fondi sovrani. Poi dopo come stanno i cinesi sul piano dei diritti del lavoro? Stanno come stavamo noi nel 1950, nel 1960, perché anche noi italiani nel 1950, nel 1960-65 mica ce l'avevamo lo statuto dei lavoratori, non c'era mica l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, eppure siamo andati avanti lo stesso. Io pure ho lavorato tanto tempo da giovane senza statuto dei lavoratori, senza articolo 18, eppure eccomi qua davanti a voi, cari amici, capito? E i cinesi stanno come stavamo noi 40-50 anni fa. Vedete, cari, ormai la questione a livello planetario è la seguente. C'era una volta l'apparato industriale occidentale che vendeva tutto il pianeta. Poi, a partire dal 1980 circa, è andato formandosi il grande apparato industriale orientale. Io orientale, grande apparato industriale orientale, che oggi è l'equivalente, grosso modo, dell'apparato industriale occidentale, cioè tutto il pianeta Terra, gli abitanti del pianeta Terra, che sono più di 7 miliardi, oggi hanno a disposizione non più un forno per comprare pane, ma due forni. Possono comprare, oggi gli abitanti del mondo possono scegliere tra il pane di due forni, il nostro forno occidentale e l'altro forno orientale. E di solito sembra che si stiano orientando tutti a comprare il pane nel forno orientale, perché la qualità è come la nostra e costa di meno. E a chi vendiamo noi? Quando si parla di ripresina, a chi vendiamo i nostri prodotti occidentali? Li vendiamo a noi stessi, punto e basta. Ma sì, perché non li possiamo mica vendere all'estero. E cosa vendiamo all'estero? Che l'Oriente si serve da sé, il pane se lo fa da solo l'Oriente. E il terzo fondo va a comprare il pane
dal forno orientale. Dov'è, cari amici? A quelli, questi brillanti analisti internazionali che dicono che presto la Cina scoppia, la Cina crepa. E dovremmo obiettare però che dopo la Cina ce ne sono tanti altri di paesi cosiddetti emergenti che sono emersi pure troppo, che sono messi dentro l'acronimo BRIC, e BRIC sono i paesi che prestano i fondi sovrani ai paesi PICS. Guardate che pure gli USA sono paesi, è un paese PIC, maiale, pieno di debiti, al punto che io ho detto che se ci fosse la resa dei conti, cioè che la Cina dicesse agli Stati Uniti, ridammi indietro tutti i miei fondi sovrani, gli Stati Uniti precipiterebbero un po' nell'oceano Atlantico, un po' nell'oceano Pacifico, e magari darebbero un'occhiata ai loro arsenali nucleari, magari, se si torna al baratto, invece di dare ai cinesi, restituire i fondi sovrani, gli dicono, ti mandiamo un po' dei missili nucleari, che sono costati tanti soldini. Ecco, caro Andrea, c'è un proverbio che dice che chi di speranza vive, disperato muore. Non possiamo metterci seduti sulla riva del fiume ed aspettare che passi il cadavere del dragone cinese. E nel frattempo che facciamo? Ci pensano gli analisti internazionali a sistemare tutti quelli che sono disoccupati, vedete le fabbriche che chiudono, la Fiat è andata sotto di parecchio in Europa, è quella che è andata peggio, tutte le fabbriche, ma dico, Andrea, ma tu li vedi i TG? Li vedi tutti quelli che protestano contro la chiusura delle fabbriche? E che facciamo, tanto che aspettiamo, che facciamo? Va bene, poi crolla il dragone cinese, dopo che è crollato il dragone cinese dobbiamo aspettare che crollino tutti gli altri dragoni che stanno nell'acronimo BRIC, non l'ho mica inventato io l'acronimo con BRIC, va bene caro, guarda che ti voglio bene lo stesso Andrea, sai? Ti voglio tanto bene, però c'è sempre sulla quella questione là della, come si chiama, del detto, del proverbio orientale, no? Bisogna vedere. Se dopo che io mi sono messo seduto sulla riva del fiume e aspetto che passi il cadavere del mio nemico, e bisogna vedere se faccio a tempo a vederlo, il cadavere, o se prima muoio io. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato. E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.